Il campionato americano National parte da San Bernardino sulla pista di Glen Helen, che come ogni anno è stata profondamente modificata, con un nuovo salitone e vari salti cambiati. Solo la partenza è rimasta immutata. Ricky Carmichael, tutti dicono che è più difficile difendere il titolo che vincerlo. Cosa ne pensi? Che devo dire? Vengo da 9 vittorie nel Supercross. Mi sento bene e vado forte. Sono soddisfatto. La mia moto va eccezionalmente bene. È tutto a posto, io sono felice. Carmichael correrà con la Kawasaki Pro Circuit numero 1, John Dowd con il 9 della Yamaha ufficiale, Jimmy Button con l'11 della Yamaha Chaparral, Robbie Reinhardt con il 21 della Suzuki Primal Impulse. John Dowd scatta al comando inseguito da David Pingree e da Jiri Dostal, Carmichael è quarto. Dowd allunga subito inseguito dalla Honda FMF numero 29 di Pingree, che ha già Carmichael dietro di sé. Carmichael si libera di Pingree e va all'attacco di Dowd. Il quarto è Robbie Skeggs con la Yamaha. Inizia il duello Dowd-Carmichael, che ha esaltato la folla nello shootout, l'ultima gara del Supercross 125, che ha visto di fronte i due vincitori dei campionati Costa Est ed Ovest. Ma Dowd finisce fuori pista e Carmichael fugge al comando. Il duello è terminato prima ancora di iniziare, ma adesso vedremo se Dowd può reagire. Carmichael prende un gran ritmo, ma Dowd riesce a raggiungerlo forzando al massimo. Dowd, 18 Carmichael. Una grande differenza d'età, ma sono loro i più forti d'America con le 125. Lotta per il quarto posto tra Casey Johnson con la Kawasaki Pro Circuit, Jason McCormick con la Honda FMF e Jimmy Button in rimonta. Jimmy supera McCormick e si lancia in discesa verso Johnson. A tutto gas in discesa per Button e Johnson. Jimmy prende una grande velocità e supera Casey, passando al quarto posto. Carmichael ha piegato la resistenza di Dowd e si è involato al comando. Saluta il pubblico e vince la prima manche del National 125-98. Dowd chiude al secondo posto, davanti a Pingree, Button e Johnson. Lamson, Dowd, Button, Reinhardt pronti al secondo via. Carmichael prende subito il comando, inseguito dalle Suzuki di Huffman e Buddy Antunes. Carmichael già in testa. Sarà dura riprenderlo. Le due Suzuki del team Primal Impulse sono terza e quarta, con Huffman e Antunes vincitore del campionato Arena Cross. Gran lotta per il secondo posto con Antunes, che si difende da Johnson e Dowd. La lotta è però alle spalle di Carmichael, che sta già allungando davanti a tutti. Dowd tenta l'attacco a Johnson, che resiste. Dietro a questo gruppo stanno già arrivando Button e Lamson. Antunes si allontana, mentre Dowd supera Huffman per il terzo posto. Partito subito al comando, Carmichael non ha problemi a prendere un distacco abissale sugli inseguitori. Lamson e Button duellano per il terzo posto, ma Button vola oltre la moto e la rete di recinzione. Incredibile caduta di Button, che non ha nemmeno mollato la moto.
Carmichael vince senza problemi anche la seconda manche davanti a Dowd, Lamson e Button. La Hentown Classic a Sacramento, in California, è la seconda gara. Ricky Carmichael ha fatto una brutta caduta durante le prove, battendo pesantemente una spalla. Il team manager Mitch Payton e il meccanico Chad Woods lo hanno accompagnato all'ospedale per i controlli e qui è stato fasciato con un bendaggio speciale che gli permetterà di correre. Quindi qualche problema per il numero uno, ma vedremo subito in che condizioni è, visto che la prima manche sta per partire. Dowd parte meglio di Carmichael e prende la testa della gara, seguito da Carmichael e Johnson. Dowd tenta la fuga, mentre Carmichael arriva largo, colpisce una balla di paglia e cade. Violentissima caduta per Ricky, che rimane a terra stordito per qualche secondo, ma per fortuna si rialza senza problemi. Ottima occasione per Dowd, che però deve difendersi da Johnson e ha anche rotto il roll-off. Ma non dovrebbe essere un problema con questo tempo. Johnson all'interno prende il comando davanti a Dowd. Grande mossa di Casey, che attacca John senza la minima paura. Ma Dowdy reagisce e si riprende il primo posto. C'è sempre una Kawasaki Pro Circuit a contrastarlo. Non è quella di Carmichael, ma quella del sorprendente Johnson, che si infila di nuovo all'interno di John. Un duello magnifico. Dowd non si aspettava certo una simile resistenza da parte di Johnson. Casey rischia tutto e si ributta all'interno, affianca Dowd e ripassa il comando. Magnifica gara del californiano, mentre anche Lamson si sta facendo sotto. Johnson cerca di allungare, ma in breve Dowd lo riprende e attacca di nuovo. Sulle whoops l'ufficiale Yamaha prevale, ma Johnson sembra tutt'altro che rassegnato al secondo posto. Ecco di nuovo Johnson all'interno di Dowd, che incrocia la linea. Spalla a spalla ancora una volta, ma è Casey che ha la meglio. Dowd non molla e riprova un altro attacco all'esterno. Sul doppio Dowd passa, in curva esterno, ma più veloce e riprende la testa. Questi sono Jason McCormick e Tim Ferry, che duellano per il sesto posto. Ferry ha vinto il campionato Supercross Costa Est l'anno passato, ma è stato lasciato libero dalla Suzuki e adesso corre per la Yamaha Nolin. McCormick è il portacolori della Honda FMF, dopo essere stato uno dei migliori privati nel 97. Carmichael è ripartito per ultimo. Adesso ha appena superato Pingree ed è undicesimo, ma la sua rimonta non è ancora finita. Finalmente Dowd ha piegato l'incredibile resistenza di Johnson e va a vincere la prima manche davanti a Lamson e Johnson. Carmichael è ottavo. Cinque secondi alla partenza della seconda manche, con Carmichael ansioso di rifarsi della prima. Ed è proprio Ricky all'interno, ma Reinhard si tocca con Antunes e cade davanti a tutto il gruppo. Willow a terra.
ma altri piloti sono caduti: Pingree, Sellards, Ramsey, Karsten e Dowd. Il vincitore della prima manche deve ripartire tra gli ultimi. Una caduta a testa per Carmichael e Dowd, ma Carmichael è al comando da solo. Secondo e terzo sono Lamson e Button, ma molto staccati da Carmichael. Dowd sta rimontando come una furia. Ha appena superato Machado, ma è ancora molto indietro. Lamson al secondo posto. Se riuscirà a mantenerlo fino alla fine, la vittoria assoluta della gara di Sacramento sarà sua, grazie ai due secondi posti. Nessun dubbio invece sul vincitore della seconda manche, Ricky Carmichael. Lamson ritorna alla vittoria nell'assoluta dopo un anno e Dowd, con una fantastica rimonta, è quinto. High Point Raceway a Mount Morris in Pennsylvania, per una volta senza la pioggia e il fango a cui ci aveva abituato negli anni passati. La classifica del campionato vede Carmichael in testa con Dowd e Lamson rispettivamente a 3 e a 9 punti di distacco, ma le cadute di Ricky e John a Sacramento hanno sicuramente favorito gli inseguitori. Il 9 è Dowd. Scatta la prima manche. Niquay prende il comando con Dowd, Carmichael e Reynard all'interno e Mike Brown esterno. Dowd e Carmichael si portano subito in testa con Reynard terzo e Button in buona posizione. Carmichael non perde tempo e supera immediatamente Dowd. Reynard è sempre terzo e quindi Way, Button, Brown, Roncada e Lamson. Reynard all'interno di Dowd e passa. Reynard secondo e Dowd terzo. Roncada vola sul triplo, un salto che ben pochi si permettono con la 125, e supera Button. Button adesso è alle prese con Brown, due ex piloti del mondiale in duello nel National. Anche questa volta Carmichael si invola al comando con un vantaggio notevole su Reynard e Dowd che lo inseguono. Ricky Carmichael vince di nuovo, 4 manche su 5. Finora solo la caduta di Sacramento lo ha fermato. Lamson, McCormick e Reynard in primo piano alla seconda partenza. Lamson scatta al comando, mentre dietro di lui c'è una caduta che coinvolge Button, McCormick e Reynard. Lamson davanti a tutti, quindi Dowd e Carmichael, che tenta il triplo, non ci riesce, ma su rimbalzo supera Dowd. Con la sua Kawasaki, Ricky riesce a fare qualunque cosa. È la tua gara, segnala Chad Watts a Ricky Carmichael, che vola alto sul triplo e avvicina Lamson al comando. Si ripropone il duello di inizio stagione 97, prima che Lamson si infortunasse. Ma adesso Ricky ha un anno d'esperienza in più, un anno nel quale ha vinto il campionato National e quello Supercross. Ricky all'interno con decisione e Steve deve accodarsi senza possibilità di replica. Questo è il 16enne Brandon Jesseman, che ha debuttato oggi nel National con un 11° posto nella prima manche. Nella seconda manche concluderà quinto e sarà anche quinto assoluto. Niente male per un debuttante.
Roncada è quarto, ma la sua moto sembra avere qualche problema. Scott Schick è attaccato da Daud. Il pilota della Honda sta recuperando dopo un brutto infortunio in allenamento che gli ha fatto perdere tutta la stagione indoor. Jessman si difende da Brown. Spettacolo per un entusiasta Carmichael che vince la quinta manche su sei disputate. Non si vede proprio chi possa contrastarlo. La pioggia aveva risparmiato il National a Mount Morris, ma si presenta a Southwick, nel Massachusetts, la pista di casa di Dow. Il fondo sabbioso rende comunque accettabili le condizioni della pista. Carmichael parte tutto all'interno e con una progressione formidabile si lancia verso la prima curva. Button è davanti a tutti, ma Carmichael lo passa immediatamente, mentre anche Dowd e Lamson sono partiti bene. Invece Brown, Smith e Becker rimangono a terra dopo un mucchio. Non è certo un segreto che i fondi bagnati sono il punto debole di Carmichael, che infatti allunga subito per cercare di avvantaggiarsi su Button e Dowd. La pista non è ancora fradicia, infatti per il momento ha smesso di piovere, ma la pioggia ritornerà presto, rendendo le condizioni ben più difficili. Dowd attacca Button all'interno e lo supera. Oggi i sorpassi non sono affatto facili perché la pista, fuori dalla traiettoria battuta dai piloti, è molto più scivolosa. Dowd cambia subito ritmo cercando di riprendere Carmichael. Questa è la sua pista di casa e ci tiene in modo particolare a fare bella figura di fronte ai suoi tifosi. E infatti in pochissimo tempo John raggiunge e supera Ricky mentre riprende a piovere. Le condizioni diventano subito più dure, ma Dowd e Carmichael rimangono sempre vicini. Ricky tenta all'interno. La traiettoria sembra buona, ma Dowd è più veloce all'esterno. Carmichael non sembra a suo agio su questi terreni, ma non ha ancora l'esperienza di Dowd. Dowd perde molto tempo dietro a un doppiato e Carmichael si rifà sotto. I due evitano per un pelo un pilota a terra. Estremamente combattivo comunque Ricky Carmichael, che non molla di un metro Dowd cercando di sfruttarne le traiettorie. Reynard ha appena superato Johnson per il quinto posto. Anche il compagno di squadra Nick Way lo supera. Ecco la terza Kawasaki Pro Circuit proprio nel momento in cui si ferma. Carmichael tenta di riaccendere il motore che però non ne vuole sapere. Evidente lo sconforto di Ricky, l'accensione della moto si è danneggiata e la sua prima manche finisce qui. Reynard continua la sua rimonta e supera anche Button che era secondo dopo il ritiro di Carmichael. Vittoria sotto la pioggia per un entusiasta John Dowd che in un colpo solo guadagna 25 punti su Carmichael. Gran bella gara anche per Reynard che ha dovuto combattere molto per il suo secondo posto.
Terzo sarà Button, poi Chic, sempre veloce sul bagnato, e quinto Nick Way, una delle rivelazioni della stagione. Steve Lampson, due volte campione della 125, non parte. Si è rotto una clavicola e non lo vedremo per 4 settimane. Con questa notizia, che esclude uno dei favoriti, i piloti si schierano per la seconda manche su un terreno che nel frattempo è peggiorato. Dowd parte in testa, seguito da Button e Scott Schick. Carmichael è attorno al sesto posto. Dowd prende subito il largo, seguito da Schick con la Honda FMF, la squadra ufficiale nella 125. Un giro dopo, Schick se la deve vedere con Button e Carmichael. Jimmy si infila all'interno e passa. Ne approfitta Carmichael, che alla curva seguente fulmina anche Button. In due curve, Ricky è passato da quarto a secondo, l'esatto opposto di Scott Schick. Dopo la bella gara nella prima manche, Reynard è costretto al ritiro. Carmichael è in seconda posizione, ma con Dowd davanti oggi perderà un totale di 28 punti in campionato dal pilota della Yamaha. Ecco l'altra faccia della medaglia. John Dowd, con una cavalcata trionfale in una gara davvero difficile, ribalta la classifica di campionato da meno 15 a più 13. Schick deve tornare indietro per ripartire e viene addirittura raggiunto da Dowd, che ha appena doppiato Johnson. Schick e Johnson sono quinto e sesto. Questo rende l'idea dell'incredibile ritmo che Dowd sta tenendo in questa seconda manche. Fantastica doppietta di Dowd a Southwick. Carmichael è secondo davanti a Button, Brandes, Schick e Johnson, doppiati da un grande Dowd. È stata dura. Ero contento di correre qui, perché credevo che la sabbia mi desse un discreto vantaggio sugli altri. Ma con il fango non si sa mai, la situazione cambia completamente. Oggi la mia Yamaha e le mie gomme Bridgestone sono andate benissimo. Non è il solito ringraziamento agli sponsor. Insomma, sono contento di aver vinto la gara. E con i punti di oggi sei anche in testa al campionato. Credo che questo dica tutto. Con questa doppietta, Dowd si porta a 173 punti, Carmichael a 160, Johnson 124 e Button 119. Con la classifica rivoluzionata, il National 125 arriva a Butts Creek per la sua quinta prova. Dopo la gara di Southwick, da Carmichael ci si attende una grande risposta. Parte la prima manche, in primo piano la Suzuki Primal Impulse di Reynard. Dowd davanti a due Kawasaki che lo passano subito, sono Johnson e Carmichael assieme a Brandes. Carmichael prende subito la testa con Brandes, Johnson e Button davanti a Dowd. Carmichael è al comando, ma quasi va in terra per una perdita d'aderenza all'avantreno. È segno che Ricky sta tirando al massimo per allontanarsi. Ottima partenza per Brandes con la Suzuki, che si è inserito tra le due Kawasaki Pro Circuit di Carmichael e Johnson. Carmichael a terra. Si è appena intravisto alle spalle di Johnson mentre sollevava la moto. La caduta di Carmichael rimescola le posizioni. Adesso è Brandes davanti a tutti. Johnson secondo con Button e Dowd a ruota. Quinto è Ferry, Carmichael è ottavo. Brian Berry, meccanico di Dowd, sembra preoccupato. Brandes comanda, ma non può certo stare tranquillo con Johnson, Button e Dowd subito dietro.
Grandes continua la sua gara di testa, chiedendosi probabilmente chi sarà il primo ad attaccare. Button sta facendo pressione su Johnson, seguito da Dowd, che sta aspettando che i primi si stanchino un po'. Un paio di giri dopo, Johnson è quarto, seguito da Carmichael in rimonta. Ricky attacca subito il compagno di squadra e adesso è lui al quarto posto. Brandes si difende da Button che lo attacca, mentre Carmichael supera Dowd. Button sa che Carmichael sta rimontando e vuole superare Brandes prima dell'arrivo di Ricky. Ma Brandes non molla. È davvero sorprendente. Era dalla gara di Washougal del 97 che non lo si vedeva così in alto. Button taglia tutto all'interno con una nuova traiettoria e prende il comando davanti a Brandes e Carmichael. Adesso c'è Carmichael alla caccia di Brandes con Dowd a ruota. Dowd non trova aderenza all'interno e perde terreno. Ricky dà un'occhiata dietro, vede Dowd più lontano e si lancia all'attacco di Brandes. Carmichael sulla traiettoria esterna, poi taglia all'interno ma Brandes resiste. A Bud's Creek non è facile superare. Guardate come Carmichael schiaccia a terra la moto per volare il meno possibile e dare prima al gas. Un sistema perfetto per superare Brandes. In un attimo Ricky è addosso a Button e lo supera. Jimmy sembra preso alla sprovvista, ma reagisce e tenta di replicare. Poco più di 1,60 m per Carmichael, 1,90 m per Button. Una bella differenza di statura per i duellanti per la prima posizione. Carmichael allunga imperiosamente. Chad Watts ai box sembra tranquillo. Southwick è già dimenticata. Adesso c'è Mike Brown in rimonta con la Honda of Troy numero 100. Johnson e Brandes si toccano e Brown guadagna due posizioni. Adesso Brown è quarto, mentre Ferry entra duro su Michael Brandes, che però lo ripassa alla curva successiva. Button è secondo e Dowd cade. Era terzo e ora viene superato da Brown. L'altro pilota è un doppiato. Dowd adesso è quarto e perde un altro paio di punti nei confronti di Ricky Carmichael. Questa prima manche non vede il miglior John Dowd. Tutto il contrario per Carmichael, che dopo la caduta a inizio gara ha recuperato dal decimo al primo posto e va a vincere la sua sesta manche stagionale. Parte la seconda manche e Brown è davanti a tutti, seguito da Dowd. In una caduta rimangono a terra Roncada, Button e Horton. Button oggi sperava di migliorare i 2/3 posti di Southwick, ma sarà dura. Mancava Ramsey tra i quattro piloti Kawasaki Pro Circuit a condurre una manche, ma Brown e Carmichael lo passano immediatamente. Johnson è terzo e cade. Un brutto volo, ma si rialza subito. Si trova proprio nel punto d'atterraggio del salto. Brown tenta di sfuggire a Carmichael, mentre Pederson si rialza.
Forse ha una spalla lussata. Brown cerca di allungare. Mike è rientrato nel team Honda of Troy dopo essere stato undicesimo nel mondiale 250 con il team Rinaldi nel 97. Brivido in atterraggio per Mike, ma riesce a controllare la sua onda. Carmichael sembra volersi limitare ad inseguire Brown senza attaccare. Forse lo sta studiando e attende che si stanchi un po'. Way e Dowd. John usa la stessa traiettoria inventata da Button e passa quarto. Adesso Carmichael sembra voler attaccare. Probabilmente ha notato i primi segnali di affaticamento di Brown. Dowd e Way continuano a duellare alle spalle di Johnson. Ci sono tre Kawasaki Pro Circuit nelle prime cinque posizioni. Carmichael aumenta la pressione su Brown. Mike dà gas troppo in fretta e scivola in uscita di curva. Risale in sella immediatamente, ma il primo posto ormai è perduto. Via libera per Carmichael, che una volta al comando allunga immediatamente e vince anche la seconda manche. Ora è a un solo punto da Dowd, che concluderà terzo. Secondo posto per Brown, poco soddisfatto di come ha perso la vittoria. Sesta prova del campionato a Red Bud Track and Trail di Buchanan nel Michigan, davanti a 22.000 spettatori. Button, Dowd e Carmichael scattano all'unisono, ma è Johnson ad imboccare al comando la prima curva davanti a Dowd e Carmichael. Anche questa volta c'è una caduta che coinvolge Horton, Deegan e Roncada, che sembra dolorante. Carmichael si è già portato in testa e allunga con decisione su Johnson. Terzo posto per Brown davanti a Dowd. Carmichael forza al massimo nel primo giro per prendersi un bel vantaggio. Vederlo guidare così è davvero uno spettacolo. Alla fine del primo giro, Ricky ha già un bel vantaggio su Johnson. Dopo qualche giro, Brown è secondo davanti a McCormick, Dowd e Peroglio. Dowd supera McCormick e va all'attacco di Brown, che è secondo. Gara solitaria per Carmichael al comando. Anche questa volta Watts non ha nulla di cui preoccuparsi. Johnson supera McCormick e guadagna un'altra posizione. Adesso è quarto. In questo National, Johnson sta davvero mettendosi in luce. Del resto occupa anche la terza posizione in campionato, dopo Dowd e Carmichael.
Brown è ancora secondo. Nelle ultime gare il pilota della Honda of Troy è sempre tra i più veloci. Dean, il tuo pilota Mike Brown sembra rinato. Per la terza manche di seguito è tra i primissimi. Cosa è cambiato? Principalmente credo che sia cambiato il suo approccio alle gare. Era andato bene già a Mount Morris, ma è stato sfortunato a Southwick. Secondo me è sempre andato forte. Adesso poi si sta allenando moltissimo, soprattutto sulle partenze. Come velocità, credo che possa anche competere con Carmichael. Basta che continui a crederci. Va anche detto che Mike, dal punto di vista fisico, sembra in forma perfetta. Peroglio attaccato da Ramsey nelle posizioni attorno all'ottava. Brown si rialza. Una scivolata gli è costata il secondo posto in favore di Dowd, che lo inseguiva. Inizia l'ultimo giro per Carmichael, che ha un vantaggio enorme su Dowd. Ed ecco l'arrivo vittorioso di Carmichael, che sta dimenticando in fretta la gara di Southwick. Dowd e Carmichael partono per la seconda manche, con Ricky davanti per due punti in campionato. La Yamaha di Robbie Skeggs parte benissimo all'interno, davanti a Carmichael e Dowd. Skeggs si era già messo in mostra con alcune magnifiche partenze nel Supercross Costa Est ed è stato terzo ad Atlanta e a St. Louis. Dowd attacca all'esterno e passa. John primo e Skeggs secondo. Se Dowd vincesse questa manche, si potrebbe riprendere il primo posto in campionato. Ma siamo appena all'inizio e Carmichael non è troppo lontano. Sarà una guerra di nervi. Dowd tenta la fuga e Carmichael sta lottando con Brown per il terzo posto. Skeggs, Carmichael, Brown a stretto contatto e Dowd non riesce ad andare via. Grande battaglia dietro a Dowd con Carmichael che tenta di passare Skeggs e Brown che tenta di approfittarne. Finisce il primo giro con i primi quattro vicinissimi. Dowd è primo, ma ora Carmichael è al secondo posto. Adesso il duello si fa davvero interessante. Carmichael attacca immediatamente Dowd. Linea esterna per Ricky, che passa al comando, costringendo John all'esterno nella curva successiva. Dowd taglia all'interno, ma Carmichael è già davanti nettamente. Se John riuscirà a seguire Ricky, potrebbe tentare un attacco nel finale, ma la velocità di Carmichael è come sempre notevole. Button spinge la sua Yamaha Chaparral a motore spento. Pessima giornata per lui. Roncada e McCormick in lotta per il sesto posto. Stefan tenta un primo attacco, più che altro di avvertimento, ma Jason resta davanti. Adesso il francese prova all'interno e affianca il pilota della Honda FMF. Roncada è all'interno nella curva seguente e passa al sesto posto. Carmichael conquista la nona vittoria in 12 manche. La sua superiorità sembra davvero indiscutibile. Anche Dowd si deve piegare alla forza del giovane della Florida.
Anadilla Valley, quasi sicuramente la pista più famosa di tutti gli Stati Uniti. Qui si disputa la settima delle 12 prove del National. Ad Anadilla hanno sempre vinto grandi piloti. L'anno scorso Wyndham, prima Lamson e ancora prima Hughes per 2 anni di seguito. Ricky Carmichael all'interno, ma al primo posto c'è Dowd, poi Carmichael, Johnson e Button. Dall'elicottero vediamo Button all'interno, Dowd esterno, Carmichael terzo e Johnson che finisce largo e fa passare Sellans. Dowd supera Button alla staccata e la sua ruota posteriore tocca l'anteriore di Button, che cade. Tutto da rifare per Button, che riaccende la sua Yamaha mentre tutto il gruppo li sfila ai lati. In testa ancora una volta c'è John Dowd contro Ricky Carmichael. Ricky si lancia verso l'interno, affianca Dowd e passa in testa. Tutto facile, quasi come se avesse passato un pilota qualsiasi. Carmichael non finisce mai di stupire. Reynard è partito oltre il 10° posto, ma sta rimontando a un ritmo incredibile. Questo è l'attacco su Ferri per il 5° posto. Adesso Robbie è alla caccia di Sellars in 4ª posizione. Reynard in questo momento è il pilota più veloce in pista, addirittura 3 secondi al giro più veloce di Carmichael. Reynard arriva velocissimo su Brock Sellars e lo supera all'esterno senza dargli nessuna possibilità di reazione. In breve Reynard ha ripreso e superato anche Johnson al 3° posto e raggiunto Dowd al 2°. Robbie è ancora dai 2,5 ai 3 secondi più veloce di chiunque. Arriva fortissimo anche su Dowd. Addirittura in impennata. Come dice David Bailey, se sei su una ruota sola, vuol dire che è il massimo della trazione. E Reynard passa al 2° posto. Una situazione nuova per Carmichael al comando. Un pilota lo sta raggiungendo a grande velocità. Del resto nessuno ha mai avuto dubbi sulle qualità di Reynard, che è stato pilota ufficiale Kawasaki e Honda prima di passare alla Suzuki. Dovunque ha sempre dimostrato un potenziale enorme, ma anche una discontinuità sconcertante. Carmichael tira al massimo, basta vedere come sta guidando. Ma Reynard si avvicina inesorabile. Quest'anno Ricky lo ha quasi ridicolizzato nel Supercross Costa Est e per Robbie è stato un tormento non essere mai riuscito a batterlo. Ma comunque, in questa prima manche, Reynard è assolutamente irresistibile. Ha raggiunto e superato Brown, Schick, Ramsey, Ferry, Sellars, Johnson e Dowd e adesso è all'attacco di Carmichael. Robbie all'interno e passa in testa davanti a Carmichael. E non basta, si allontana senza dare a Carmichael la minima possibilità di replica. Veramente incredibile. Sellars e Ferry in duello per il 6° posto. Ferry prende una gran velocità e passa al 6° posto davanti a Sellars. Carmichael tenta di inseguire Reynard, che vince ripetendo lo scherzetto che fece a Ricky nel 97 a Southwick, andandolo a riprendere e superandolo quando era largamente al comando.
Ancora scossi dall'incredibile gara di Reynard, i piloti si schierano al secondo via. Quest'anno Dowd è davvero il re delle partenze. È davanti a Carmichael e Johnson. Dowd in testa con i due piloti Kawasaki e Pro Circuit all'inseguimento. Carmichael affianca Johnson e lo infila all'interno. In un attimo Ricky è addosso a Dowd e lo infila all'interno. Sembra proprio che Ricky sia rimasto impressionato dalla prima manche di Reynard e che voglia mettere tra sé e Robby il massimo della distanza possibile. In breve, Carmichael si allontana, lasciando Dowd a controllare Johnson. Ecco Robby Reynard, che questa volta è partito meglio. È sesto, subito dietro a Casey Lytle, che gli cade davanti. Nessuno può dire che John Dowd sia un tipo che si arrende. Dopo i primi giri accelera il ritmo, si riporta sotto a Carmichael e lo attacca. Ricky tenta la risposta all'interno, ma Dowd passa in testa. Il duello si infuoca. Carmichael forza la staccata e si infila all'interno, riprendendosi il primo posto. Per la gioia degli oltre 12.000 spettatori, una seconda manche emozionante quanto la prima. Dowd ha dimostrato tutto il suo carattere riprendendo Carmichael alla faccia di quanti dicevano che aveva subito pesantemente la doppia sconfitta di Red Bud. Ricky all'interno. La ruota posteriore ha un rimbalzo eccessivo e Ricky finisce contro Dowd buttandolo contro le balle di paglia. Vedendolo da fuori, l'incidente è del tutto fortuito, ma non è certo quello che adesso sta pensando John Dowd. Carmichael vince la seconda manche di questa convulsa gara di Annadilla. Ricky, parlaci del sorpasso a Dowd. Non so che dire, proprio non volevo. Mi dispiace molto per quello che è successo, davvero. Ho subito pensato a cosa avrei detto se fosse capitato a me. John è veramente una brava persona e sono rammaricato per quello che è successo. Stiamo lottando per il campionato, non lo potevo lasciare vincere facilmente. Ma ho sbagliato. Oltre 20.000 persone sono venute per vedere il campionato National a Troy, nell'Ohio, sulla pista più simile a un supercross tra quelle del panorama National. Parata di parafanghi sotto il caldo sole di fine luglio nell'Ohio. Si abbassa il cancelletto e i piloti si lanciano sul piazzale di partenza. Partenza discreta per Carmichael, ma è Derek Bentley davanti in prima posizione. Bentley davanti a Brown e alle due Kawasaki Pro Circuit di Johnson e Carmichael. Bentley era spesso partito tra i primi nel Supercross Costa Est, ma solo nella gara di Charlotte è riuscito a finire tra i primi cinque con il quarto posto. Adesso Brown sta attaccandolo. Come sempre, i piloti del team Honda of Troy tengono particolarmente a un bel risultato sulla pista di casa. Brown passa in testa facilmente. Carmichael si libera rapidamente di Johnson e Bentley e si avvicina a Brown al comando, mentre Dowd è attardato nelle retrovie dopo una pessima partenza. Di nuovo Brown in grande evidenza. Michele Rinaldi probabilmente l'avrebbe voluto così combattivo nel suo team l'anno passato. Fianco a fianco Carmichael atterra molto pesantemente, ma riesce a curvare in un lampo e a superare Brown all'interno. Carmichael al comando, davanti a Brown e a Johnson. Adesso è Johnson ad attaccare Brown. I due sono affiancati in questa serie di salti.
Johnson riesce a prendere più velocità e sorpassa Brown. Way sta lottando con Bentley e Button per il sesto posto, mentre dall'altra parte della pista il suo caposquadra Carmichael cade sulle whoops, perdendo tempo e posizioni. Johnson ha 4 secondi di vantaggio su Brown e 9 su Ferry. Ed ecco Carmichael in quarta posizione davanti a Roncada. Ricky è caduto sulle whoops, ma sembra senza danni sia per lui sia per la moto. Ha una decina di secondi da Casey, ma il suo tempo sul giro è migliore di 3 secondi. Quindi penso che in 3 o 4 giri lo dovrebbe riprendere. Decisamente calmo e sicuro del suo pilota Chad Watts, ma chiunque lo sarebbe se fosse il meccanico di Carmichael. Guardate con che facilità passa Tim Ferry. Brown ha ripreso Johnson in testa alla corsa e cerca l'attacco. Mike entra deciso e costringe Casey all'esterno, prendendosi il primo posto. Carmichael è già all'attacco di Johnson. Lo affianca all'esterno, poi incrocia la traiettoria e lo affianca sulla serie di salti. A pari velocità, guardate come Ricky salta meno alto, in modo da poter accelerare prima e superare Casey. Ed eccolo già addosso a Brown. Di nuovo un salto schiacciato, un'impennata in accelerazione e quindi un'entrata in curva al primo posto. Contro un Carmichael così, c'è veramente poco da fare. Mike non si dà per vinto e prova la risposta, ma non può fare nulla. Carmichael allunga e viaggia sicuro verso la bandiera a scacchi. Carmichael vince e alle sue spalle Brown è secondo, resistendo all'attacco finale di Johnson. Parte la seconda manche a Troy, i piloti del team di casa scattano benissimo. Brown, Roncada e Lytle. Davvero una parata della Honda of Troy con il solo Johnson in mezzo. Ma poi anche Carmichael cerca di infilarsi. Brown prende il comando anche nella seconda manche. Lo inseguono Johnson, Lytle e Roncada. Carmichael impiega poco più di mezzo giro per arrivare dietro al compagno di team e inizia subito a studiare un attacco. Brown tenta di prendere il largo, ma Carmichael è già secondo davanti a Johnson. Ancora una brutta partenza per Dowd, che nella prima manche è stato solamente settimo dopo ogni genere di disavventura. Carmichael è già alle spalle di Brown, lo affianca all'esterno e poi si accoda. Ricky non sembra avere fretta. Mike cerca Ricky a destra, ma la Kawasaki numero 1 è dalla parte opposta. Anche questa volta Carmichael non affonda l'attacco. Sembra volersi divertire un po' prima di passare in testa. I suoi tempi sul giro sono di almeno 2,5 secondi più bassi di quelli di Brown. Di nuovo fianco a fianco con Carmichael, che prende la traiettoria larga. I due si guardano e si salutano in volo. Davvero incredibile. Adesso non ci sono più dubbi. Carmichael sta giocando e anche Brown sembra divertirsi. Addirittura Ricky non accelera quando Mike esagera con il gas. Una gara mai vista qui a Troy. Ma adesso Mike tenta di fuggire. Sa bene che è molto difficile, ma ci vuole almeno provare. Carmichael sembra invece quasi un gatto che giochi con un topo.
Su questa serie, Carmichael ha una traiettoria molto particolare che gli permette una gran velocità prima della curva. Brown si disunisce e stavolta Carmichael lo affianca e quindi lo supera portandosi in testa. Ricky guarda dove Mike, ma per Brown questo gioco non è più divertente. Non ci può essere nulla di più frustrante di vedere un altro pilota che fa quello che vuole mentre tu dai il massimo. Reynard sta attaccando Johnson per il terzo posto. Come nella prima manche di Anna Dilla, Reynard è in una bellissima rimonta, ma non altrettanto irresistibile. Adesso Robbie ha ripreso Brown, prepara l'attacco all'interno e lo fulmina letteralmente con una curva interna a pieno gas. Mike non si aspettava un attacco in quella curva, ma comunque il suo ritmo è molto calato. La giornata è davvero calda e lui ha speso molte energie. Carmichael ha ancora voglia di giocare e così saluta il pubblico con una serie di salti acrobatici. Siamo all'arrivo. Ricky Carmichael domina completamente la gara. È la settima che vince su 9 e la 14ª manche su 18. Una supremazia davvero schiacciante. Siamo a Washougal, nell'estremo nord-ovest degli Stati Uniti, in una pista favolosa, inserita in mezzo a boschi di pini, montagne e torrenti. Ricky, hai vinto 4 gare consecutive. Vincerai anche qui? Ci proverò senz'altro. Mi sento molto in forma e la mia Kawasaki Pro Circuit va eccezionalmente bene. Credo che se farò una buona partenza ci dovrei riuscire. Ti piace questa pista? Eh sì, è una delle mie preferite. Chic, Carmichael e Button ripresi da dietro alla partenza della prima manche. Ancora un debuttante al comando. È il 16enne Christopher Gosselaar, alla guida della moto di Steve Lampson. Il suo meccanico è infatti Dan Bentley, lo stesso di Lampson. Carmichael supera immediatamente Gosselaar, seguito da McCormick, che è sulla pista di casa. Gosselaar si fa prendere dalla foga di inseguire Carmichael e McCormick e va dritto contro il bordo pista cadendo. Non è facile debuttare nel National a 16 anni e trovarsi subito davanti a tutti i più forti piloti americani. Carmichael in testa, poi McCormick. Seguono più staccati Dowd, Deegan, Brandes, Roncada e Way. Carmichael mantiene la promessa fatta prima del via ed è in testa. Ma McCormick lo insegue da vicino. Questa è la sua pista e anche l'anno scorso fece una splendida gara in 2.50 tenendo testa a lungo a Jeff Emig e Larry Ward. Johnson, Brown e Reynard che arriva di gran carriera, ma Brown gli sbarra la strada affiancando Johnson. Brown supera Johnson, ma Reynard sta cercando di passarli entrambi. Brown è quarto, mentre Reynard affianca e supera Johnson. Anche oggi Reynard sta facendo una splendida rimonta, ma per lui le partenze restano un problema non da poco. Carmichael è tranquillo e solitario al comando. L'unico in grado di infastidirlo sarebbe potuto essere Reynard, ma è partito troppo indietro. Chad, Ricky è in testa, dietro di lui c'è McCormick. Deve preoccuparsi?
Conosco McCormick e anche Ricky lo conosce. Su alcune piste va molto bene. Questa è quella di casa ed è gasato dal suo pubblico. È normale che vada molto forte. Mi ha un po' preoccupato all'inizio, ma non credo che reggerà tutta la gara. Infatti McCormick sta andando forte, ma perde terreno da Carmichael. Nonostante un bel vantaggio, McCormick si deve guardare dall'arrivo dei due scatenati Brown e Rainer. Brown ha accelerato il ritmo dopo l'arrivo di Reinhardt alle sue spalle e adesso stanno avvicinandosi velocemente al secondo posto di McCormick. Reinhardt cerca il punto ideale per l'attacco, ma Brown resiste molto bene, non lasciandogli nessuna opportunità. Robbie tenta la linea interna, ma non riesce a prendere abbastanza velocità. Ora però la sua traiettoria è migliore e Reinhardt passa al terzo posto davanti a Brown. Senza più Brown davanti a sé, il pilota della Suzuki Primal Impulse aumenta ancora il ritmo, andando alla caccia di McCormick. Vedendo Robbie così veloce in pista, c'è da chiedersi cosa avrebbe potuto fare con buone partenze. Forse sarebbe stato assieme a Carmichael e Dowd in vetta al campionato. Ecco John Dowd in undicesima posizione. Anche lui è partito male, ma anche nella gara precedente John non era sembrato così forte come a inizio stagione. Reinhardt ha raggiunto McCormick e si prepara ad attaccarlo. La guida di Robbie è davvero splendida, sempre in piedi e con la moto ben stretta tra le ginocchia. Sulle whoops, Robbie annulla rapidamente lo svantaggio da McCormick e lo affianca in uscita. Traiettoria esterna e poi davanti all'interno. Reinhardt adesso è secondo al solo Carmichael. Dowd tenta di guadagnare qualche altra posizione ai danni di Button. Anche Dowd non scherza sulle whoops. Guardate con che progressione raggiunge, affianca e poi sorpassa Button. Bandiera a scacchi per Ricky Carmichael alla 13ª manche vinta in questo National. Così pareggia il record stabilito da Lamson nel 96, che peraltro lo stesso Ricky nel 97 aveva già battuto con 14 vittorie parziali. Carmichael e McCormick partono vicino. Carmichael e McCormick spuntano bene, ma è un'altra Honda of Troy al comando, quella di Lytle davanti a Carmichael. Christopher Goselaar trova di nuovo il modo di mettersi in evidenza andando a sbattere contro Paul Carey e cadendo in mezzo al gruppo al primo salto. Anche Brown ha qualche problema e riparte attardato. Carmichael rompe ogni indugio e va subito all'attacco di Lytle. Ricky si toglie qualcosa dagli occhiali, ma è già davanti a Lytle. Carmichael al comando. Secondo è Lytle con Reinhardt alle costole. Finalmente Robbie è riuscito a partire bene. Vedremo se riuscirà a duellare con Carmichael. Ecco i due fenomeni davanti a tutti.
Per Robby potrebbe essere l'occasione per vincere ancora dopo la prima manche di Anadyl. È un momento importante anche per Carmichael, che deve difendersi dall'unico pilota che quest'anno è riuscito a surclassarlo. Anche per Reynard questa manche è importante. Per l'anno prossimo è ancora senza contratto e deve dimostrare le sue capacità. Carmichael sbaglia la linea sulle whoops e Reynard lo affianca e lo supera prima della curva. Ma Robby si fa prendere dalla foga, accelera troppo presto e scivola a terra. Tutto da rifare per Reynard, che adesso deve anche superare McCormick, che si infila al secondo posto. Robby risolve in fretta la pratica McCormick e si lancia di nuovo all'inseguimento di Carmichael, che nel frattempo ha avuto l'occasione di allungare al comando. Ancora rimonte per Dowd, che vediamo al settimo posto lottare per il sesto con Chic. John si infila all'interno e affianca Scott, ma non passa. Forza la staccata e Chic si difende bene, ma sentiamo il suo meccanico Brian Berry. Francamente non so cosa stia accadendo. John dovrebbe essere davanti a lottare con Ricky, come a inizio stagione. Io credo che dopo la gara di Red Bud si sia un po' demoralizzato. È tutta una questione della sua testa e la deve risolvere da solo, come ha sempre fatto. Deve ritrovare la convinzione di essere forte. È accaduto altre volte e speriamo funzioni anche questa volta. Forse ha subito psicologicamente Carmichael. Sì, credo che sia anche questo. Ma basta un bel duello con Ricky, magari vittorioso, per ritrovare la convinzione. Speriamo che vada così. In effetti, Dowd è sembrato un po' spento ultimamente, quasi svogliato. Ma sulle whoops, John cade. Il modo come cammina verso la moto e scuote la testa dimostra che adesso vorrebbe essere dovunque, ma non in gara. Non è facile essere un pilota ufficiale e dover essere sempre vincente o fra i primi. Questi piloti guadagnano parecchio e fanno uno splendido lavoro, ma hanno anche delle responsabilità. Ferry non vuole essere da meno di un pilota ufficiale Yamaha e va in terra anche lui. Johnson e Chic lottano per il sesto posto alle spalle di Lighton. Carmichael si guarda indietro, non si fida di Reynard al secondo posto, ma Robby è lontano e Ricky vince la 14ª manche stagionale. È la sua 6ª doppietta dell'anno e la 7ª gara vinta. Ne manca una per pareggiare anche il record di Lamson, che nel 96 vinse 8 gare. Siamo a Spring Creek Motocross Park a Millville nel Minnesota per la 10ª prova del National 98. In campionato Carmichael ha 55 punti su Dowd e oggi può battere vari record. Quello di vittorie di manche e quello di gare vinte consecutivamente. Inoltre può raggiungere il record di Lamson di 8 vittorie in una stagione. 5 secondi al via. Vedremo anche se Reynard continuerà le ottime prestazioni delle ultime gare e se Dowd si è ripreso. Carmichael mette tutti d'accordo fin dalla prima curva, partendo al comando per la prima volta quest'anno. Dietro di lui ci sono Johnson e Ferry. Carmichael in testa, poi Johnson. Reynard è già terzo, mentre Dowd è partito male anche questa volta. Carmichael prende subito un gran ritmo, mentre Johnson si difende da Reynard che lo attacca.
Robbie non vuol lasciar fuggire Carmichael e si infila velocissimo all'interno di Johnson. Casey resiste e i due proseguono spalla a spalla. Reynard resta esterno ma non chiude il gas e passa al secondo posto, mentre Johnson si deve accodare. Johnson ha appena firmato un contratto a 6 zeri in dollari per il team of Troy, che l'anno prossimo avrà moto Yamaha. Robbie Reynard è ancora libero per l'anno prossimo, ma se continua con queste splendide gare lo sarà per poco. Reynard si lancia a testa bassa verso Carmichael, che è al comando. Il vantaggio di Carmichael si riduce in fretta. Reynard sembra davvero l'unico pilota in grado di metterlo in difficoltà. Del resto Robbie, da qualche gara, sta guidando in modo davvero irresistibile. Dopo avere deluso con la Kawasaki e la Honda ufficiali, Reynard sembra avere finalmente trovato continuità in sella alla Suzuki del team Primal Impulse. Robbie è già addosso a Ricky. Si lancia all'esterno a tutto gas e lo supera di potenza. Eccellente sorpasso di Reynard. Carmichael è ancora una volta incapace di reagire. Adesso Robbie deve cercare di andare più lontano possibile. Ricky è molto forte, anche se Robbie va molto bene sulle whoops e casomai potrebbe difendersi proprio lì. Mancano molti giri e forse Ricky passerà al contrattacco. Quanto è motivato Robbie dopo la caduta a Washougal? Era furibondo con se stesso. Sapeva di poter vincere. Era stato in grado di riprendere Ricky come adesso. E poi aveva buttato via tutto. Questo era il pensiero di Rob Walters, il meccanico di Reynard. In effetti vediamo che Carmichael, dopo un primo periodo di smarrimento, si è messo a seguire Reynard a distanza per sfruttare eventuali errori o cedimenti. La coppia di testa ha già più di 16 secondi sul terzo, Johnson, e 19 su Ferri, che è quarto, davanti a Dowd. A parte la brutta partenza, Dowd sembra essersi ripreso e adesso sta mettendo sotto pressione Ferri in attesa di sferrare l'attacco al quarto posto. E infatti ecco il sorpasso, esattamente l'opposto di quello di Reynard su Johnson. Dowd tiene aperto in traiettoria interna e prende il quarto posto al pilota del team Yamaha Nolin. Siamo all'ultimo giro di una cavalcata davvero trionfale per Reynard, che si avvia a vincere la seconda manche della stagione e conferma il suo eccezionale periodo di forma. Finalmente Robbie si può rilassare un po'. Ha corso una gara tiratissima fin dal primo giro e adesso arriva la bandiera a scacchi per primo. Durante tutto il campionato Supercross Costa Est ha tentato di vincere una gara battendo Carmichael. Ora finalmente si sta prendendo qualche rivincita nel National. Vittoria quindi per Reynard e al secondo posto un Ricky Carmichael decisamente poco soddisfatto di come sono andate le cose. Dowd, Carmichael, Reynard e Brown scattano per la seconda manche. Dowd prende il comando mentre Reynard scuoteva la testa come se stesse maledicendo la partenza, che infatti lo vede anche questa volta in mezzo al gruppo. Dowd finalmente di nuovo al comando di una gara. Era da Anadilla che non succedeva, ma come allora alle sue spalle c'è Carmichael. Se Reynard è un po' la bestia nera di Carmichael, Ricky è sicuramente quella di Dowd. John sembra molto più deciso che nelle ultime due gare. Evidentemente le parole del suo meccanico Brian Berry a Washougal erano giuste. A John bastava rientrare nella mischia. E Carmichael fa di tutto per farcelo ritrovare. Con una staccata davvero da brividi, ma un sorpasso pulito.
Daud prova il contrattacco, ma poi lascia andare Carmichael. Per adesso un secondo posto può bastare. Carmichael sembra ballare sulla sua Kawasaki. Forse avere dietro di sé Daud invece di Reinhard lo tranquillizza. Eccolo, Robbie Reinhard, mentre supera Jason McCormick in settima posizione. Per lui ancora una lunga rimonta dalle retrovie. Robbie guarda dall'altra parte della pista per vedere quanto sono lontani i primi, ma davanti all'altra Honda FMF di Sellers. Reinhard si libera in fretta di Sellers per poi lanciarsi su Button, che è quinto. Un facile sorpasso e Robbie guadagna un altro posto, ma stavolta sarà ben difficile raggiungere la testa della gara. Ora è Johnson nel mirino di Reinhard, che arriva davvero con un altro passo. La velocità di Robbie in questa seconda parte del campionato è veramente sorprendente. Robbie continua a guardare le altre parti della pista. Evidentemente vuole vincere la gara, ma dovrebbe riprendere e superare anche Carmichael, perché con una vittoria e un secondo a testa, la differenza la fa chi vince la seconda manche. In discesa, Reinhard supera Johnson, che comunque rimane una delle rivelazioni dell'anno ed è stabile al terzo posto in campionato. L'uragano Robbie è arrivato dietro a Brown, un altro dei piloti più in forma in questo periodo, che occupa il terzo posto. Reinhard passa Brown con tale velocità che Mike quasi nemmeno se ne accorge. La didascalia ci ricorda che Carmichael sta per battere un record. 15 manche in un solo campionato, e insieme arrivano anche le 8 vittorie in gara, di cui 6 consecutive, quando ancora ne mancano 2 alla fine. Spettacolo per Ricky, che si esibisce in un can-can, ma poi si ribalta in frenata. Incredibile Ricky, il suo vantaggio su Daud è sufficiente per vincere lo stesso, e non si può dire che non abbia attirato l'attenzione del pubblico. Ricky raddrizza le leve e si rimette a guidare seriamente. Può anche darsi che Mitch Payton, il suo team manager, gli faccia una lavata di capo, ma l'errore non cancella una nuova, splendida vittoria di Ricky Carmichael. Penultima gara del National a Binghamton. Con 62 punti di vantaggio, Ricky Carmichael si può permettere di controllare la gara di Daud per vincere il titolo già da oggi. I piloti stanno scaldando le gomme posteriori, facendole slittare. Questo perché la partenza avverrà su cemento. Ricky Carmichael e John Daud sono gli unici due piloti che possono ancora vincere il titolo. Carmichael passa per primo alla prima curva, seguito da Sellers e Daud. Carmichael allunga subito e Daud ha già superato Sellers per la seconda piazza. Brown è terzo, seguito da Johnson, mentre Carmichael va in terra. Ricky risale subito in moto, ma certo questo è un errore molto strano al primo giro. In testa c'è così ora John Daud, seguito da Brown, Johnson e Button, già incalzato da Carmichael. Decisamente a Carmichael non porta bene partire per primo. Finora c'era riuscito solo a Melville quest'anno e Reinhard lo aveva raggiunto e superato.
Oggi invece ci ha pensato da solo a complicarsi la situazione. Carmichael tenta l'attacco interno su Button, ma non va. Button sul salto che in 2.50 si fa triplo. Carmichael lo fa, portandosi all'interno e davanti a Button. Adesso c'è il compagno di squadra Johnson davanti a Ricky, che sembra avere fretta di portarsi a ridosso di Dowd. Ricky attacca all'esterno. Johnson sembra più veloce, ma Carmichael passa davanti senza troppi problemi. Ma sentiamo cosa ci dice Brian Berry, il meccanico di Dowd. Brian, sarai felice, finalmente John è ritornato in testa a una gara. Sembra proprio di sì. John ha ancora due gare per tentare di vincere il titolo, anche se è quasi impossibile. Ma almeno vuole vincere le gare. Ne abbiamo parlato tutta la settimana. Vuole finire bene la stagione. Però deve stare attento, Carmichael è in rimonta. Certo, Ricky sta arrivando, ma ancora non l'ha raggiunto. E in ogni caso basta che John resti tranquillo. E credo che possa battere anche Ricky. Non si è nemmeno parlato di Brown, che al momento è secondo proprio tra Dowd e Carmichael e sta cercando di attaccare John. Ma in effetti Mike non sembra al momento in grado di competere con Dowd e Carmichael. Carmichael ha ripreso Brown e inizia subito ad attaccarlo. Mike finisce un po' lungo e Ricky è rapido a prendere l'interno superandolo. Ricky ha già raggiunto anche Dowd al comando. Vuole chiudere il discorso titolo al più presto. Ricky interno e John esterno. E stiamo arrivando al triplo. John non lo fa e Ricky sì. Questo gli permette di portarsi interno e davanti a John, cioè al comando. Carmichael allunga subito. Il duello sembra già finito, con Dowd incapace di reagire al sorpasso di Carmichael. Ma Dowd tira fuori l'orgoglio e raggiunge di nuovo Ricky, che credeva di averlo già staccato. Carmichael non fa il triplo e Dowd invece sì. Situazione ribaltata. John esce molto veloce, abbastanza da superare Ricky nella salita seguente. Fianco a fianco, ma Dowd è leggermente davanti. Le traiettorie si incrociano e sono di nuovo affiancati. Carmichael tenta di infilarsi, ma Dowd chiude la porta. Ci sono 14 anni di differenza tra Ricky e John, ma Dowd ha ancora una tenacia e una voglia di vincere straordinaria, doti che gli sono servite a piegare Carmichael, il dominatore della stagione. John veniva da un brutto periodo, ma oggi ha tirato fuori un carattere strepitoso. Parte la seconda manche e Carmichael si mette subito davanti a Dowd. Ma Ricky si gira nella prima curva e Dowd riesce a passare all'interno. Molti altri piloti si devono fermare incastrati dietro la moto di Carmichael. Chic, Roncada e Brown sono tra quelli che perdono più tempo, ripartendo tra gli ultimi come lo stesso Carmichael. Ricky ha esagerato nella prima curva e ha combinato un bel pasticcio. Anche la caduta all'inizio della prima manche sembrava essere dettata da un eccesso di tensione, ma non dimentichiamoci che stiamo parlando di un ragazzo che compirà 19 anni a fine novembre. Johnson guida la gara e ha un bel vantaggio con tutti i migliori attardati in partenza. Dowd può sperare di rimandare ancora la vittoria del titolo da parte di Carmichael, riguadagnando un po' di punti in questa seconda manche. Del resto John si trova bene qui a Broome Tioga, dove oltre ad aver vinto la prima manche, vinse anche l'anno passato con la 2.50. Ecco Carmichael ancora in 27esima posizione, ma dopo il disastro in partenza ne ha già recuperate una decina. Brutta caduta per Keith Johnson in una zona molto pericolosa.
ma Kit riesce a scappar via in tempo. L'unico tra i grossi calibri in buona posizione, a parte ovviamente Casey Johnson, è Robbie Raynard, che per una volta è stato favorito dalla partenza. Adesso è quarto, alle spalle di Button, anche lui scampato a questo avvio tumultuoso. Davanti a Robbie adesso c'è Sellers, ma anche lui non dovrebbe essere un problema, così come non lo è stato Button. E infatti Raynard supera agevolmente Sellers e adesso è secondo. Sbandata di potenza di Dowd, mentre supera anche lui Sellers, che nel frattempo ha perso la posizione anche nei confronti di Button. Brock tenta la reazione, ma solo per un attimo supera Dowd. Raynard è caduto perdendo posizioni. Adesso è di nuovo dietro a Button, Sellers e Dowd. Robbie e Jimmy attaccano insieme e superano anche Dowd mentre lottano tra di loro. Carmichael sperava di festeggiare il titolo con una vittoria, ma ha comunque fatto una grande rimonta e adesso è sesto, posizione sufficiente per vincere il titolo. Grande numero di Raynard, mentre cerca di superare Casey Johnson al comando. Ma il sorpasso è rimandato solo di una decina di metri e Robbie Raynard passa in testa alla seconda manche. Robbie ha appena firmato un contratto con il team ufficiale Suzuki per correre in 250 l'anno prossimo. Questa vittoria è il modo migliore per dimostrare alla squadra di aver fatto un'ottima scelta. È stata una gara dura per te. Sì, lo è stata. Sapevo che John era davanti e io continuavo a superare gente. E ce n'era sempre altra davanti e non sapevo se la posizione bastava per vincere il campionato. L'ho capito solo all'ultimo giro. Ho avuto quello che volevo. Mi dispiace per la caduta, ma alla fine ho raggiunto il mio scopo. La mia Kawasaki è andata benissimo. Ringrazio tutti quanti. La Kawasaki, il team Pro Circuit e il mio meccanico Chad Watts hanno fatto un gran lavoro. La classifica ha una gara dalla fine. Carmichael è già campione e Dowd è sicuro del secondo posto. Dodicesima e ultima gara allo Steel City Raceway di Delmont. Il campionato è già confermato da Ricky Carmichael, che a 18 anni e 10 mesi è il più giovane pilota ad aver vinto 3 campionati. Ricky può ancora superare il record di 8 vittorie in un anno, che per adesso ha pareggiato. Scattano assieme Carmichael, Dowd e Brown. È Dowd a prendere il comando della gara, mentre Carmichael cade al via anche questa volta insieme a Brown. John Dowd davanti alle due Kawasaki Pro Circuit di Nick Way e Casey Johnson e alla Suzuki Primal Impulse di Robbie Raynard. Johnson attacca Dowd. Vuole vincere almeno una manche e John atterra fuori pista, perdendo un po' di tempo. Casey Johnson ora in testa, secondo è Dowd, terzo Nick Way e quindi Raynard. Per una volta che è partito bene, Robbie Raynard non perde tempo. Attacca e passa subito Dowd e quindi va a riprendere Johnson. Raynard affianca Johnson, Robbie passa, ma Casey risponde all'interno e si riprende il primo posto. Robbie pensava di aver già risolto il problema, ma Casey Johnson oggi vuole vincere e dimostra un gran carattere. Siamo all'ultimo giro. Casey Johnson è sempre primo con Robbie Raynard a ruota. Mentre tenta l'ultimo attacco, Raynard sbanda, niente di grave, ma la vittoria è per Casey Johnson, la prima vittoria importante della sua carriera. Raynard in primo piano. Dowd prende il comando davanti a Robbie. Dall'elicottero vediamo Dowd e Raynard saltare altissimi. John atterra male e Robbie passa in testa. Raynard si invola. Questa volta per la vittoria non ci sono discussioni, mentre Dowd e Carmichael duellano per il secondo posto. Carmichael è stato solo decimo nella prima manche, ma con il titolo già suo era inutile forzare.
Ricky supera John e passa al secondo posto. Siamo all'ultima gara e questi due campioni sono ancora in duello tra di loro senza concedersi un metro. Walters, sembra che finalmente stiate ottenendo ciò che avete atteso per tanto tempo. Robbie è riuscito a fiaccare la resistenza di Ricky. In effetti sembra così, anche se manca ancora un po' al traguardo. Robbie sta girando 2 secondi al giro più forte. E così dovremmo vincere la prima gara dell'anno. È l'ultima della stagione, ma va bene lo stesso. Finalmente Robbie Reynard si può rilassare. Ci ha messo un po', ma alla fine è riuscito a vincere l'assoluta di una gara. Con questa vittoria si conclude la stagione del campionato National. E noi vi diamo appuntamento alle prossime videocassette Mondo Corse.